Cross che arriva a vuoto, Leme riesce comunque Bugeia a ripartire. La porta la Maltese, quasi un cost to cost, arriva il cross a cercare una compagnia, ancora dal basso il Sassuolo, Bugeia. Poi il brutto intervento da parte di Neto, si continua a giocare con Bugeia, passa la grande Bugeia, che giocata, il cross, forse un tocco con la mano, dice di no il direttore di gara. Qui ho tantissimi dubbi, tanti dubbi. Adami che si era buttata dentro, occhio a Bugeia, Bibip riparte in velocità, Bugeia, palla larga per Cambiaghi, può andare in uno con Bugeia, ne ha due addosso, Filtiz è la soluzione più intelligente, palla anticipata da Sabatino, il ritorno a parte di Bugeia, palla incolata al suo sinistro, salta Miaci, ancora Togersen, la scivolata di Filangieri, poi dall'altra parte è tutto buono per Bugeia, Bugeia per il 2-0, Sassuolo in contropiede, arriva il terzo gol in due partite per Bugeia, 2-0 Sassuolo. Questa è una ragazza fantastica, tutta da godere su Team Vision. Guarda Schoffenegger, un bacio al palo prima di trovare il gol del 2-0. Scoperta la Fiorentina, ma era chiaro fin dai primi. Scarello tocca a Brignoli, ripartente di Bugeia, ancora una volta il break di Bugeia, palla per Cambiaghi che rientra a posizione aria la Fiorentina. Cambiaghi vince il rimpallo, Bugeia prova a coordinarsi con il sinistro, attaccante autrice di due gol sensazionali contro il Napoli, il secondo per il Sassuolo. Ancora Bugeia, pensare che c'è Filangieri che 2000, Orsi 2000, Pellinghelli 2003, Tomaselli 2001, De Bona 2003, e poi c'è l'esperienza da parte di Pirone, classe 1988. Bugeia, fuori Bugeia, meriterebbe una standing ovation, dentro Monterubiano non gli aspetti che mancano, sono proprio gli applausi quando le giocatrici o i giocatori escono dal campo, manca tantissimo il pubblico. Bugeia avrebbe meritato la standing ovation anche del popolo di Fede Viola.